ragazzi, sono Gibri e bentornati in questo nuovo video dove andremo a parlare di House of the Dragon. Forse avrete capito che sono fan di Game of Thrones, faccio cosplay su Trono di Spade insieme a The Winds of Winter, che è un gruppo infatti di cosplayer dedicati a questa tematica, ma in ogni modo non ho, diciamo, mai parlato, se non forse per un video, di Trono di Spade in modo così specifico, se non per un video su Daenerys che vi invito a recuperare. Comunque sia, alle 6 di stamattina ero in piedi per vedere la prima puntata di House of the Dragon. E devo dire che mi è piaciuta veramente, veramente tanto. Qui si faranno spoiler, per cui se non l'avete ancora vista, vi invito a recuperarla e poi nel caso tornate su questi schermi. Come saprete già, se siete qui, House of the Dragon è il prequel di Trono di Spade, basata sull'opera del 2018 Fuoco e Sangue di George Martin. La serie è ambientata 200 anni prima degli eventi della serie originali. Viene specificato circa 172 anni prima della nascita di Daenerys Targaryen. E questo ci viene detto in apertura del primo episodio e ci sta che il riferimento temporale sia riferito ai personaggi della casata. In questo primo episodio ci viene quindi mostrata una trama un po' amletica. Abbiamo questo re fondamentalmente buono, anche se vedremo che farà delle scelte un po' opinabili, Viserys I. Tra l'altro, Viserys, come il fratello di Daenerys, amore mio, lasciamo perdere che era un personaggio infame, ma quanto era bello! E oltre a questo re buono, abbiamo il fratello, Daemon Targaryen, che vuole in qualche modo usurpare il trono o comunque arrivare al potere. Non può mancare quindi l'erede scomodo, che in questo caso sarà proprio Rhaenyra Targaryen. Infatti, Re Viserys I voleva un erede maschio, lo voleva talmente tanto da spingere questa povera donna di sua moglie a prodigarsi in diverse gravidanze, tutte finite rovinosamente, fino a culminare con quest'ultima, in cui lei ci rimise la vita, oltre che il figlio. Il figlio finalmente è nato maschio, ma che durò poche ore perché poi morì pure lui. Re Viserys, quindi esasperato, arrivò alla conclusione che piuttosto che lasciare come erede Daemon Targaryen, personaggione della notte un po' poco raccomandabile, decise insieme al consiglio di eleggere la figlia Rhaenyra, forse molto più meritevole, come legittima erede al trono. Inutile girarci intorno, questa Rhaenyra ci ricorda tantissimo Daenerys, almeno nei primi episodi della prima stagione. Anche Rhaenyra è una cavalcadraghi, specificatamente di Syrax o Syrax, che dovrebbe essere una femmina, una draghessa, tra l'altro fatta da Dio in Sirio. Ecco, gli effetti speciali visivi sono qualcosa di meraviglioso, almeno in questa prima puntata. Wow! Ragazzi, io non ho letto il libro, non ho letto i libri, per cui mi baso su quello che ho visto in Trono di Spade e in quello che sto vedendo qua in questo primo episodio. Mi viene anche un po' da chiedermi, ma questa Rhaenyra così molto all'acqua di rose, ci riserverà qualche sorpresa un po' alla Daenerys? Effettivamente era curioso guardare il suo viso d'angelo divertito mentre durante il torneo i cavalieri si massacravano malamente, però magari boh, era solo la moda nell'epoca, per cui per loro era normale così. In modo Martin ha dichiarato che questa serie darà in un certo senso una nuova luce ai personaggi di casa Targaryen, che effettivamente da Trono di Spade non ne sono usciti benissimo. Detto ciò, in questo primo episodio vengono accennati un sacco di elementi interessanti, come per esempio viene detto che nessuno può porre fine alla dinastia Targaryen se non un Targaryen stesso, concetto che abbiamo largamente approfondito e visto in Trono di Spade con Daenerys Targaryen, che lasciando perdere tutte le disgrazie che ha subito, è stata un po' lei stessa la causa del suo stesso male. Oppure interessantissimo il concetto di come questo potere dei Targaryen sia basato su una bugia, ovvero il controllo dei draghi. Questo controllo infatti sarebbe un artificio fittizio, non sarebbe poi così vero. Infatti, come viene anche detto in Trono di Spade, i draghi non sono schiavi. Si può creare una connessione con loro, un rapporto, ma non li si controlla mai veramente. E quindi anche in questo episodio viene detta questa cosa: senza i draghi i Targaryen non sarebbero nulla, o meglio sarebbero delle persone comuni. Quindi il loro potere si basa in un certo senso nel continuare a far credere alle persone di avere questo potere magico sui draghi. Draghi che abbiamo visto in questo primo episodio essere più o meno 10, forse 10, sì, in possesso della casata. Casata che appunto vediamo regnare sui sette regni, ed è stato veramente molto
emozionante vedere i personaggi muoversi tra gli spazi che noi conosciamo dalla precedente serie. Occupano gran parte degli scenari a noi familiari, che vanno a riaprire quelle finestre nostalgiche della nostra mente. E questa rievocazione continua è aiutata anche dalla colonna sonora, sempre di Ramin Djawadi, che è lo stesso compositore di Trono di Spade. La storia, quindi, come abbiamo detto, è ambientata 200 anni prima rispetto alla serie originale. Ma se questi 200 anni sono visibili a livello di trama e di concetto, infatti in questo caso si parla di come sia scomoda una donna sul trono, di come non sia accettata, quando in realtà 200 anni dopo, durante gli avvenimenti di Game of Thrones, comunque abbiamo visto delle regine sul trono, che poi la cosa non piacesse tantissimo lo stesso era un altro discorso, però era un argomento un pochino più accettato. In questo caso, 200 anni prima, il fatto che una donna avesse pieno controllo di un reame è qualcosa di veramente assurdo. Detto ciò, mi fa comunque un pochino strano metabolizzare il concetto che questa serie sia ambientata così tanto tempo prima, ma per un fattore puramente estetico. Infatti, in Trono di Spade l'estetica, soprattutto per quanto riguarda i costumi, era molto più austera. Sì, forse nelle ultime stagioni i vestiti si facevano sempre più ricercati con più dettagli, ma comunque avevano un design molto semplice, cioè sofisticato, ma comunque molto pulito, che rimandava un po' a quell'estetica del Medioevo, del 1200, anche se comunque siamo in un mondo fantastico. Invece, in questo primo episodio, ma anche dal trailer, abbiamo visto un'estetica veramente opulenta, appesantita, anche se non è il termine esatto, arricchita da questo uso di gioielli, monili, che ammiccano forse di più a una fine del 1400, ecco, ovviamente nel nostro mondo, perché ripetiamo che qui siamo in un mondo fantastico in cui il Medioevo non è mai esistito. Sì, Trono di Spade e House of the Dragon rimandano all'epoca medievale, ma non sono ambientate nell'epoca medievale. Eppure, io che vivo in questo mondo faccio fatica ad orientarmi temporalmente, perché è come se queste due epoche, quella di Game of Thrones e House of the Dragon, siano invertite a livello estetico. Per cui mi devo un attimo abituare a questo nuovo impatto visivo, probabilmente dovuto a due fattori, sia ad un budget diverso che alla scelta di un'altra stilista. Infatti, se in Game of Thrones c'era Michelle Clayton, abbiamo Jenny Temime, non so se si pronuncia così, comunque una costumista molto molto importante, che ha lavorato anche per la saga di Harry Potter, oltre che film come per esempio Black Widow del 2021. Voi dite, ma sì, che costumi hanno? In realtà, ragazzi, i costumi Marvel, soprattutto quelli delle vedove, hanno un lavoro dietro pazzesco, pazzesco. Per cui comunque si vede questa differenza stilistica. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo primo episodio, a me molto, non vedo l'ora che si sviluppi ancora di più la trama e non vedo l'ora di approfondire tutti i personaggi che ci hanno bene o male introdotto in questo episodio. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, fatemi sapere se devo fare una reaction o comunque una recensione episodio per episodio, se vi può interessare l'argomento, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!